Allora, oggi, come è già stato ampiamente detto, parliamo di WordPress, però faremo, diciamo, una cosa sia teorica che anche pratica. Quindi di base per iniziare, vi chiedo di interrompermi quando avete dei dubbi su quello che dico, così che non ci perdiamo. Allora, per iniziare ci serve di base un editor di testo, un cosiddetto LAMP che sarebbe l'ambiente su cui basare il sito, che è composto da Linux come sistema operativo, Apache o Apache, a seconda della pronuncia, come web server, MySQL come database e PHP come linguaggio. Quindi di base un sito internet è un insieme di file che sta su un computer. Su un computer posto in una rete, quindi noi possiamo avere il nostro sito che sta in una qualunque parte del mondo, in un computer connesso ad internet e da un altro computer connesso lo stesso ad internet raggiungerlo e quindi visitarlo. E su questo server, ovvero questo computer connesso ad internet, ci devono stare installati questi programmi, quindi Linux, Apache, MySQL e PHP. Fino a qualche anno fa, un sito poteva essere una pagina statica, quindi un insieme di cose scritte in un file. Attualmente è più facile avere pagine dinamiche, quindi dei codici, ad esempio in PHP, che parlano con un database. Quindi di base, è questo, il concetto, PHP e MySQL. E scusate se ci sono poi gli esperti, sicuramente ce ne saranno che mi guardano un po' male per dire ci sarà molto di più, questo è quello che so io, insomma. Poi che ci serve? L'FTP client, che in questo caso utilizziamo FileZilla, che non è altro che un programma che ci permette di caricare i file dal nostro computer al server, e il terminale, ovviamente, per dare i comandi che ci interessano. Quindi di base questo è quello che ho installato sul computer di Luigi e quello che ci dovrebbe servire. In particolare, il LAMP, ovvero l'ambiente su cui caricare e testare il sito, si può fare sia in locale e sia in remoto. Noi lo faremo in remoto perché non mi sono messo a installarlo in locale. Però, se vogliamo giocare e fare delle prove, possiamo installare questo. Poi, per ogni approfondimento, basta scrivere su Google come installare LAMP e ci divertiamo a farlo a casa. Allora, WordPress. È un CMS, ovvero un content Management System, un sistema di gestione dei contenuti. Il sito ha dei contenuti. Qualcuno si è inventato dei sistemi di gestione di questi contenuti, perché anziché farli a mano, e considerato che dei siti possono avere molti contenuti, immaginiamo un giornale, un quotidiano, ci sono dei sistemi di gestione di questi contenuti. Quelli più, diciamo, famosi sono Joomla, WordPress, Drupal e insomma chi più ne ha più ne metta, chi li conosce. Però WordPress è senz'altro quello che negli ultimi anni ha avuto un maggiore vantaggio rispetto agli altri. E, proprio sulla base di quello che si diceva oggi in una discussione di una mailing list che ho visto per caso, WordPress.com è diverso da WordPress.org. Quello di cui parliamo oggi è WordPress.org, quindi il CMS. Per scaricare il CMS bisogna andare su WordPress.org. WordPress.com invece è una piattaforma di blogging che utilizza WordPress come CMS, però di base è una piattaforma di blogging. Quindi chi vuole il suo sito, miosito.wordpress.com, va su WordPress.com e si apre il suo blog. Chi vuole invece WordPress si scarica WordPress, come faremo tra qualche secondo, e se lo carica sul suo sito per gestirlo. Diciamo che una caratteristica particolare è che WordPress ha articoli e pagine, dove di solito le pagine sono cose statiche. Quindi chi siamo? Se noi siamo un giornale, chi siamo? È sempre quello, non è che ogni anno o ogni giorno cambia chi siamo. Gli articoli ovviamente sono quotidiani. E quindi cambiano, quindi di base ci sono queste due cose, pagine e articoli, che in inglese sono post and pages, e quindi i post, e quindi per questo è, diciamo, ideato soprattutto per i blog. Questo non significa che se uno vuole fare un sito del proprio studio personale non può utilizzare WordPress, però di base WordPress è per i blog. È di facile utilizzo, lo dicevo prima a uno di voi che mi ha fatto la domanda, in pratica è semplicissimo perché
si installa con il one click. Molti sistemi di rivendita di spazio, tipo Aruba, danno la possibilità di installarlo in one click, quindi tutto quello che diremo sull'installazione può essere pure tralasciato. Quindi attualmente si installa con un click e si utilizza con un semplice login, e quindi una volta fatto il login si fa aggiungi articolo e già possiamo mandare il nostro contenuto. Quindi è davvero di facile utilizzo e non richiede alcuna conoscenza di codice, nostro malgrado. È di facile installazione e manutenzione perché gli aggiornamenti sono, diciamo, quotidianamente disponibili, basta cliccare su aggiorna per fare gli aggiornamenti. Vabbè, un minimo di digressione su come funziona un sito internet, così sicuramente sarà ripetitivo per chi già lo sa, però almeno chiudiamo il cerchio. Allora, quando noi digitiamo sul browser un indirizzo, ad esempio scriviamo www.google.it, ci sta un sistema internazionale di traduzione del sito, cioè dell'URL che noi mettiamo, in numero, che è l'IP. Infatti, i DNS, che sono i servizi che fanno questa cosa, noi quando compriamo un sito, cioè un dominio, diciamo, il mio sito.it me lo voglio comprare io. Chi lo vende comunica. O insomma lo possiamo fare noi manualmente, questa impostazione comunica ai servizi di tutto il mondo, di DNS, che sarebbe internet, che quel nome corrisponde a quell'indirizzo e quell'indirizzo corrisponde al server dove poi fisicamente sarà il sito. Quindi di base c'è l'indirizzo che viene tradotto in IP dal DNS, il sito sta su un web server, che è quello che noi diciamo al DNS, e quindi il sito poi fisicamente, e dato che, come dicevamo prima, i siti non sono più statici ma dinamici, il sito parla con il database, quindi noi di base dobbiamo avere il sito e il database, che si gestisce con il PHP MyAdmin, che dovremmo vedere pure. Un'altra cosa interessante, sul web server, questo ve lo volevo far vedere se riesco ad entrarci, vediamo se l'ho salvato. Ah, no, non si vede. No. Sì, forse ce la faccio. Si vede un po' piccolo. Comunque, sul web server il file di configurazione di un sito, no, qua non lo vedo, è questo. Allora, questo sarebbe Apache che abbiamo installato. Siti, vediamo se lo trovo. Ho preparato un file di configurazione apposito. Allora, vediamo se l'ho creato. No, va bene, vediamo uno a caso. Allora, questo è un file di configurazione. No, aspetta. Allora, questo è un file di configurazione, ad esempio. Non so, si può aumentare lo zoom? Sì. Allora, di base, ci sono prima queste informazioni che sono, diciamo, dei metadati, tipo l'indirizzo email del webmaster. Poi questo qui è. Allora, quindi qua siamo in Apache e il file di configurazione va creato come normale file di testo con il nome del sito. Quindi questo sito si chiamava studentiunimol.it. Quindi noi, per esempio, dobbiamo fare il nostro sito, diamo il nostro nome del sito, e poi di base è fatto così un file di configurazione dove le informazioni essenziali sono server name, che è il nome del sito, e poi server alias, per esempio se abbiamo dei redirect, per esempio questo sito si chiamava così Students Forum e io l'ho creato come alias, nel senso che chi digita Students Forum si ritrova a Studenti Unimol. Questo ovviamente va configurato anche a livello di DNS, nel senso noi qua siamo sul server e
E quindi gli diciamo il nome del sito sul nostro server, che significa che il DNS associava il nome del sito al nostro server. Quindi io che ne so, da Campobasso digito lugv. Com'era? It. Linux.vicenza.it. Io da Campobasso digito questo e il DNS mi manda sul server dove sta il sito. Sul server dove c'è il sito ci vuole un file di configurazione di questo genere affinché richieste con server name questo ti vanno ad aprire il sito che è questo. Cioè, poi io fisicamente il sito ce l'ho qua in var www.studentiunimol.it. Se il server questo non lo sa, so, ovviamente ti risponde: sì, io ci sono, però non ti risponde con il sito. Poi nella prova dovremmo riuscire a vedere pure questo. Quindi, oltre al server name e server alias, ci sta il nome. Il percorso della cartella dove effettivamente sta il sito, e poi vabbè, questa è la cartellina con i log degli errori. Tutte queste altre cose ci interessano meno, e forse non c'è nient'altro di interessante. Sì, vabbè, queste qua sono istruzioni, peraltro sono commentate, di attivazione del rewrite, però non ci interessa. Quindi questo qua era giusto per farvi vedere che sulla pagina in effetti poi va. Sul web server va creato il file di configurazione e il file di configurazione va creato e poi il sito va abilitato sul web server. Pure questo dovremmo vederlo dopo. Comunque, e il file del sito, l'avete visto, sta su var www.nomesito. Adesso vediamo come è fatta un'installazione WordPress, sempre con FileZilla. Vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua. Allora. Allora, un'installazione WordPress. Allora, ricapitoliamo un attimo. Se vogliamo installare WordPress, andiamo su wordpress.org, scarichiamo l'ultima versione e quindi ce la scarica come un file zip, lo dezippiamo sul nostro computer e sempre con un FTP prendiamo e lo carichiamo nella nostra cartellina su var www sito prova. Di base un'installazione WordPress è composta da questi file e queste cartelle. Le cartelle sono wp-admin in cui ci sono tutti i file di configurazione. Allora, di base diciamo da subito che l'unica cartella che ci interessa è questa qua, wp-content, ovvero dove stanno le cose su cui noi agiamo, perché wp-admin e wp-includes, queste due sono contenuti di sistema che cambiano solo quando aggiorniamo WordPress, quindi su questi qua noi non agiamo mai, agiamo su WP Content. Questa pure è tutta roba di sistema, tranne WP Config, che contiene le informazioni per accedere al database. WP Content, che è quella che noi poi possiamo modificare, contiene i plugin. I plugin sono. Allora, di base WordPress ha delle funzioni tipo articoli e pagine, però si può fare di tutto con WordPress e c'è una repository di plugin di vario tipo per fare qualunque cosa. Io qua ne ho messi alcuni, che ne so, sa quello che fa i bottoni social di Facebook, quello che gestisce il file manager, Google Analytics, ce ne stanno vari, insomma, per fare oggetti grafici. Questo per creare un form di contatto, poi ne vediamo qualcuno, c'è quello per velocizzarlo che è il Supercache. Poi sempre in WP Content ci sono i temi, che questi pure sono già preconfezionati, si possono scaricare quelli gratuiti o acquistare quelli a pagamento. Ah, non ho detto probabilmente che WordPress è rilasciato con licenza aperta e quindi è da tutti modificabile, c'è la comunità che ci lavora su. Di base, quando installiamo un'installazione normale, di base c'ha questi tre
che sono 2015, 2016 e 2017, che sono dei temi di base di WordPress che li vediamo, però ne possiamo scaricare di nostri o ne possiamo acquistare, c'è un business anche dietro a questo. E poi un'altra cartella che qui non c'è, perché il sito ancora non l'abbiamo creato, che poi si crea da sola, è Uploads, che sarebbe tutte le foto, i media che noi carichiamo poi sul sito. Quindi qua troveremo plugins, themes e uploads. Allora, la prima cosa da fare per installare il sito, quindi la facciamo pratica, è di caricare WordPress, quindi scaricare WordPress da wordpress.org. Vediamo pure questa fase, così abbiamo visto tutto. Vabbè, internet è morto. Ah, perché sta attaccata alla VPN, quindi non lo vediamo. No, perché sta attaccata all'FTP, non funziona internet, quindi una cosa o l'altra, anche se ci servirà. Però questa fase la saltiamo. Quindi una volta scaricato WordPress, lo dezippiamo sul nostro computer e lo carichiamo. E poi... ah, c'è un altro problema in itinere, mannaggia. No, perché mi dovevo creare il database e non l'ho fatto, vabbè. Allora lo facciamo simulato e poi va modificato questo file. Allora, questo file, quindi questa è la prima operazione da fare per la creazione del sito, è di modificare queste righe che sono define db name. Quindi noi andiamo sul phpMyAdmin, che sarebbe il sistema di gestione del database, e ci creiamo un database e ovviamente un user e una password per modificare il database. Quindi qui va sostituito con il nome del database, che è a nostro piacimento. Poi qui va inserito il nome utente. Quindi non lo so, root, qui la password che decidiamo noi e qui il nome dell'host. Poi c'è questa cosa qua che non so quanto serve, non è necessaria, però è una cosa di WordPress. Bisogna andare a questo link, sì, e va salato. Dico la verità, non ho mai capito a che... cioè, forse sì, vabbè, va salato, nel senso, si va a questo link e vengono generate queste righe. Quindi uno va a questo link, trova queste 8, 2, 4, 6, 8 righe e le sostituisce qua con copia e incolla. Questo è tutto. Poi qui possiamo scegliere, dato che abbiamo creato il database e lui ci va a scrivere, possiamo scegliere un prefisso. Io lo lascio sempre così, però c'è qualcuno che consiglia di modificarlo, di metterci qualche cosa di fantasia, così che chi poi, diciamo, in teoria va a farsi gli affari nostri, non sapendo qual è la tabella del prefix, il prefisso della tabella, potrebbe avere più difficoltà a romperci le scatole, però questo qui, insomma, pure... E poi, vabbè, qua si lascia tutto uguale. Questo qui è la modalità di debug, che in alcuni casi può essere attivata, per capire dove sta qualche problema. Vabbè, tutto questo resta uguale. Quindi di base le cose da modificare sono i dati del database. Altra cosa importante, una volta modificato questo file, wp-config, close without saving, speriamo. Allora, una volta modificato wp-config sample, togliamo questo sample perché poi la dicitura finale deve essere solo wp-config.php. Altra cosa importante, gli dobbiamo cambiare i permessi, perché dato che questo file contiene i dati per entrare nel database, ovviamente non deve essere leggibile al popolo e quindi lo mettiamo... questo che cos'è? Un set... facciamo un 640, che
che significa che il proprietario legge e scrive, il gruppo legge solo e quelli pubblici niente. Quindi un 6-4-0 dovrebbe andare bene. Ovviamente sì, questo qua su CHMOD penso ci siamo tutti, senza fare la digressione, perché mi sa nelle slide mi ero preparato la digressione su CHMOD. Vediamo come continua la presentazione. Allora, questi qua li abbiamo visti, come bene o male sono fatte. Le cartelle WP-Admin e WP-Include sono quelle che restano uguali, WP-Content sono quelle che cambiano. Allora, come dicevo, i normali provider danno i servizi di hosting, danno l'installazione one click, quindi non dovremmo fare niente. Nel nostro caso siamo arrivati alla modifica del wp-config, quindi creiamo il database, modifichiamo il wp-config, installiamo. L'installazione non consiste in nient'altro che, una volta che abbiamo caricato questi file, andiamo sul nostro sito e WordPress stesso parte, se i dati del database sono corretti, parte. Quindi poi dice, scegli un nome per il tuo sito, inserisci un nome e te lo installa. Quindi non bisogna fare niente, fa tutto lui. Molto spesso, cioè una delle cose frequenti che succede, è che i dati del database non sono corretti o il CHMOD non è corretto, cioè WordPress stesso non riesce a leggere il file e ti dice problema di connessione al database. Quindi sistemiamo il problema editando bene il wp-config. Il problema può essere ad esempio o il nome dell'host, di base ci sta localhost, però se il nostro database sta su un altro indirizzo IP, gli dobbiamo specificare l'indirizzo IP. Oppure è sbagliato il nome dell'user o la password. Quindi se funziona si installa. E adesso vediamo pure la modifica dell'htaccess. Allora, sempre sull'installazione c'è un file che è .htaccess. In questo caso non lo vediamo perché il sito in realtà non l'abbiamo installato, perché mi manca il database che non l'ho creato. Però vediamo questo. Questo è il sito della mia parrocchia, dato che siamo qua nella parrocchia. Per esempio, htaccess, permessi file, vediamo che cos'era, un 644. Vabbè. Ah no, questo è l'htaccess, allora sì, lasciamolo così. Cioè, il fatto che gli altri lo leggano non ce ne importa. Quindi l'htaccess deve stare a 644. Poi, tutti i file stanno sì, sempre a 644 e le cartelle a 775, 755. Però queste qua di base non le modifichiamo perché già stanno settate così. Quindi cartelle 755 e file 644, tranne wp-config che deve stare a 640 come CHMOD. Allora vediamo l'htaccess come è fatto. L'htaccess, quando installiamo WordPress, consiste solo in questa parte qua, inizio WordPress, fine WordPress, e qui insomma è la parte di WordPress. Noi ci aggiungiamo tutta questa robaccia, che in realtà, allora, questa roba qua serve per velocizzarlo, perché agisce sulle immagini, che di solito sono la parte più pesante per il caricamento della pagina. Poi se volete, cioè, poi ve lo copio e incollo, che di base una volta che uno ce l'ha fa copia e incolla su tutti i siti e se lo trova fatto. Quindi questo qua di base, vedi, dà accesso a un anno a questi contenuti, quindi in realtà velocizza se tu lo carichi una volta, fa tipo un caching. Poi ci sta il caching che crea il plugin WP Supercache. Queste righe qua lui se le crea da solo, però ovviamente noi lo dobbiamo impostare bene, e mo lo vediamo come lo settiamo, e lui si crea questo qua che in realtà, come vediamo, questo è gzip, e oltre a questo che si crea lui, wp supercache, ci possiamo aggiungere queste altre righe che pure dobbiamo aggiungere noi, che questa è la compressione gzip, cioè in pratica tutti HTML, XML, CSS, JavaScript soprattutto vengono tutti come se zippati. E le immagini vengono compresse.
Quindi l'HT Access contiene, oltre che a queste quattro righe che sono indispensabili, cioè se le togliamo non si apre il sito, ci possiamo aggiungere queste qua che è la compressione, queste qua se le aggiunge da solo il plugin, e queste qua che è la scadenza della cache. Sia questo che i file di configurazione, una volta che uno ce l'ha, basta che fa copia e incolla, non è che ogni sito si metta a riscriverli. No, quello se lo fa da solo il plugin, se lo scrive. Anzi, se tu poi installi il plugin, lui ti legge l'HT Access e ti dice se ci stanno errori o no. Poi c'è il bottone aggiorna HT Access. Specifica, deve essere una cosa specifica per Sì. Però lui in automatico ti controlla se l'HT Access è ben configurato e se non lo è te lo corregge. Ora vediamo pure questo. Però di base l'unica cosa che dobbiamo aggiungere a mano è la scadenza della cache, la compressione e gzip per avere il sito più veloce. Poi dipende, se uno ha un sito appunto di uno studio che fa, che ne so, 30 accessi al mese, il punto non è quello della velocità, però se uno ha un sito che ha bisogno di essere veloce, utilizza queste strategie, anche per alleggerire il web server se c'è tante connessioni. Allora, vabbè, possiamo passare, penso, all'esempio, allora vediamo che dicono le slide. Installazione e modifica HTX. Il chmod sarebbe il livello di accesso dei file, quello che abbiamo visto che FileZilla ci fa spuntare. In pratica il valore può essere 4, 6 o 7. Allora, 4 è solo il proprietario, 6 è proprietario il gruppo e 7 è pubblico. Comunque a me questa roba diciamo più di dettaglio, nel senso che quello che dobbiamo sapere è che il wp-config è 440, i file 664 e le cartelle 775. Però là stavano 755 e 664, l'importante è che funzioni e l'importante è che il wp-config non sia pubblico perché ci stanno i dati del database. Ok, allora una volta installato, allora stacchiamo la VPN così riusciamo ad andare su internet e apriamo Firefox. Ah, prima non mi potevo connettere perché stavo connesso al mio server e quindi con questo computer non riesco a connettermi contemporaneamente su internet e sulla VPN, però è un dettaglio. Adesso ho staccato la VPN e dovremmo stare su internet. Proviamo libero.it. Sì, funziona. Allora, andiamo sul sito della parrocchia. Avevo creato un sito apposta per farvelo vedere, però come dicevo, dato che non c'ho il database, utilizziamo questo. Allora, che poi di base questa è un'installazione base perché oltre ad averglielo installato al prete non gliel'ho completato, perché lui ha detto che l'avrebbe fatto lui, non l'ho fatto. Allora, per gestire il sito WordPress si va su nome del sito slash wp-admin, wp-admin. E si apre questa cosa qua. Proviamo ad entrare. Penso sia Santi, user. No. Allora,
stesso discorso, questo è il mio sito che ho fatto qualche giorno fa, però non ci sta ancora niente, vediamo se riusciamo a entrare almeno sul mio sito. Allora, rimandare questo qua sullo schermo grande, come faccio? Ok, no, ve lo volevo scrivere, in pratica è nome sito.it per esempio, slash wp-admin. Allora, sul wp-admin c'è il pannello di controllo, che è questo è il pannello di controllo di WordPress. Alla prima connessione wp-admin ci rimanda a nome sito.it slash wp login punto php. Quindi una volta fatto il login con user e password, che ci chiede al momento dell'installazione, quindi al momento dell'installazione ci chiede la mail, utente e password e il titolo del sito. Il titolo del sito, che è questo, si può modificare da qua, da impostazioni generali. Quindi una volta installato il sito, vediamo che cosa dobbiamo fare come primi setting. Allora, queste sono le varie voci. Home, e non ci sta niente, sarebbe questa la home. Cioè, ci sono dei richiami, però non lo utilizziamo. Aggiornamenti, ci sono gli aggiornamenti sia di WordPress, sia dei temi e sia dei plugin. E lì, vabbè, vediamoli subito, così andiamo in ordine. Quindi su aggiornamenti, che è richiamato pure qua, possiamo aggiornare sia il motore di WordPress, però qua mi dice già l'ultima versione, sta a posto. Se no mi dice, attenzione, c'è un aggiornamento da fare. E qua ci sta il bottoncino installa adesso. Questi sono i plugin obsoleti, quindi io li posso selezionare tutti e fare aggiorna plugin, oppure, ad esempio, questo plugin, io se lo aggiorno, non mi funziona più, perché io su questo plugin ci ho fatto delle modifiche. Per farlo vedere, questo in pratica mi mette gli articoli recenti sulla colonna destra. Con il settaggio normale mi si vedeva male, quindi ho fatto delle modifiche per farlo vedere meglio. Però se io lo vado ad aggiornare adesso, perdo quelle modifiche, quindi io non lo aggiorno. E non mi interessa che aggiornamenti fanno questo. Poi magari se diventa, cioè dopo un tot di anni, magari lo aggiorno e lo rimodifico. Però per adesso non voglio perdere tempo, quindi non me lo faccio. Questo lo aggiorno, lo aggiorno, lo aggiorno, lo aggiorno. Ma non lo faccio, sennò perdiamo tempo perché si mette a carica, aggiorna plugin e lui se li aggiorna. Temi, stessa cosa. Divi è un tema proprietario di una casa. In realtà questo se lo voglio aggiornare devo abbonarmi. Dato che mi è scaduto l'abbonamento, non lo posso aggiornare. Se è gratis invece si aggiorna da solo. Pure in questo caso selezione, aggiorna temi. Articoli sono i post del blog che noi mettiamo. Dopo vediamo un attimo nello specifico, media sono foto e video, pagine sono quelle più statiche, commenti, può essere anche commentato, questa voce di solito non c'è qua, appare perché sarà qualche plugin che l'ha creata, Projects. Però andiamo a vedere questa voce qua, impostazioni, quindi appena installiamo il blog, ah mica si può abbassare la luce, dato che siamo tutti sullo Sì, schermo, poi ah non si vede, diciamo che la curiosità del ah tema. no, ok. Puoi aumentare lo schermo per non vedere benissimo. Ah, ok, allora impostazioni generali. Allora, appena installiamo il sito, ci chiede le cose base, quindi titolo del sito. E qua gli mettiamo il titolo del sito, che è quello che poi esce in alto su questa barra. Eccolo qua, Luigi Pedrella Website. Il motto di base WordPress ci mette questo, un nuovo sito targato WordPress, e noi ci mettiamo un sottotitolo. Qua ci va l'URL, che ovviamente è quello del sito. Questo campo ci interessa quando cambiamo URL.
Cioè, se mettiamo caso, io da che mi chiamo così, Luigi Petrella, cambio sito, cambio nome del sito e voglio mantenere lo stesso sito, è importante che prima di modificare il redirect modifico questa voce. Però ovviamente queste cose qua sono accortezze che vanno prese al caso, nel caso di cambio, non è una cosa. Se io lo faccio in localhost, dopo lo voglio mettere nella rete, vado a sostituire questo indirizzo o non c'è? Sì, però prima me l'ha chiesto un altro, il fatto di crearlo in localhost e poi caricarlo, secondo me è poco utile, a questo punto uno lo modifica direttamente online. Sì, allora di base tu lo puoi, secondo me, modificare online e attivare, ci sono dei plugin che ti mettono come prima pagina sito in manutenzione, se il tuo problema è che qualcuno va a vedere, oppure lo crei prima e poi lo pubblicizzi. O se no, come dici tu, lo fai in locale e poi lo carichi e ovviamente al momento di caricamento qui deve essere impostato l'URL, corretto, certo. Che poi questi dati te li vai a ritrovare o nel database o nei file di configurazione. Quindi magari li puoi pure modificare sui file di configurazione questi dati e sul database e quando lo carichi sta già pronto. Vabbè, qua l'indirizzo email, che è quello associato pure all'account che ci fa entrare. Vabbè, questa roba non ci interessa. Questo lasciamo tutto uguale. Allora, sulla scheda generali modifichiamo il titolo e il sottotitolo. Il titolo ce lo fa scrivere il momento di installazione, quindi lo ritroviamo già scritto. Questo qua va fatto necessariamente da qua, perché al momento dell'installazione il motto rimane il nuovo sito targato WordPress. Questo soprattutto a livello di SEO può essere interessante cambiarlo. A me non mi interessa per adesso perché comunque è un sito che sta parcheggiato. Seconda cosa, vediamo l'ultima voce, permalink. Allora, noi quando creiamo un articolo, WordPress in automatico gli assegna un ID. E quindi poi per richiamare l'articolo, il nome, il link sarebbe P uguale il numero dell'ID. Di base conviene, anche soprattutto per motivi di SEO, utilizzare questa impostazione che da qualche tempo va in automatico, nuovo articolo. Prima di automatico stava questo, semplice, e noi manualmente dobbiamo andare a nome articolo. Ovvero, quando noi creiamo un articolo, che è questo, qui sono già tutti gli articoli, facciamo aggiungi nuovo. Quando noi creiamo un articolo e qua gli diamo il titolo, in automatico WordPress gli dà come permalink, questo qua, eccolo qua, permalink, questo è il titolo dell'articolo, ovviamente rimuovendo questa punteggiatura che non ci può stare nell'accento e nell'apostrofo. Gli dà questo perché noi abbiamo impostato in generali nome articolo e quindi gli dà il titolo dell'articolo. Poi in lettura ci dovrebbe essere qualcosa di interessante, ecco qua. Sarebbe la prima pagina. Allora io attualmente ho caricato un tema che gestisce la prima pagina attraverso una funzione interna del tema. Però di base noi qua impostiamo, quindi siamo su impostazioni, lettura, impostiamo che la prima pagina può essere o gli ultimi articoli, quindi come un blog che ci lista. Ci mostra tutti gli ultimi articoli, tipo così. Questi sono tutti gli ultimi articoli in termini, come si dice, cronologici. Quindi questa è la prima pagina. Oppure noi gli possiamo dire, facciamo una cosa, io come prima pagina non voglio far vedere gli ultimi articoli, ma voglio impostare una pagina statica che io creo a fantasia, da qua, da pagine, che deve essere questa, boh, diciamo presentazione. Pagina iniziale, presentazione. Salva. Adesso aggiornandomi dovrebbe dare la pagina presentazione. Sì, vabbè, scusate per questa foto. Però questa qua è una pagina che io ci metto quello che voglio, nel senso a me non mi interessa che tu quando arrivi vedi gli ultimi articoli, ma vedi questa. E io qua diciamo, la costruisco a piacimento, ci metto foto, poi vediamo come edita una pagina, una cosa.
Però poi scusa, se io creo la prima pagina, io poi voglio vedere il blog. Quindi qua mi dice pagina iniziale, presentazione, pagina articoli. Dovrò creare una pagina per il blog. Quindi mo la creiamo insieme. Per esempio, questo è il blog. Io qua non ci devo scrivere niente, l'unica cosa che ci devo scrivere, che devo selezionare, niente, anzi non devo selezionare niente, devo fare solo pubblica. Questa è una pagina vuota, che se Dio vuole, nel senso se mi ricordo bene come si imposta, dovrebbe essere così. Io qua gli dico, però devo aggiornare perché l'ho appena creata, io qua gli dico blog. E in automatico lui a questa pagina blog che è vuota associa una pagina con gli ultimi articoli, una pagina articoli. Poi questa pagina blog, io ovviamente la devo richiamare da qualche parte, però vediamola da qua. Questo è blog, visualizza pagina, mi dovrebbe listare gli ultimi articoli, eccoli qua. Quindi io in realtà ho creato una pagina vuota che però da impostazioni, lettura, pagina articoli, ho impostato che sia la pagina articoli. Così che io quando richiamo questa pagina, che in realtà è una pagina vuota, mi lista tutti gli articoli. Adesso, poi su discussione, posso togliere il fatto che gli utenti commentino, tipo l'autore del commento, gli utenti devono essere registrati, chiudi automaticamente i commenti. Qua si possono disattivare in parte i commenti degli autori, dei lettori. Perché è una cosa noiosissima e fonte di spam, nel senso che sono dei sistemi automatici che ti vanno a commentare con lo spam e più che commentati inseriscono codice sporco. Quindi io basta che qua gli metto gli autori devono essere registrati e fare il login per poter commentare, tac. Ovviamente tu non registri nessuno, quindi nessuno commenta, ok. Ed è andata, già così l'ho bloccato. Però in realtà, per evitare questa questione commenti, a parte ci sono dei plugin, qualcuno si è installato, conviene eliminare proprio il blocco dal codice che ti dice commenta questo articolo. Sotto all'articolo, eccolo qua, invia un commento. Io questo coso qua lo tolgo del tutto e mi sono tolto il problema dei commenti. Se i commenti ovviamente sono un problema. Poi se uno ce li vuole i commenti ce li mette. Però appunto i commenti sono una fonte di spam, quindi se uno vuole i commenti degli autori, almeno ci mette un plugin di protezione tipo codice CAPTCHA. Allora, come impostazioni, diciamo, questi sono quelli importanti. Generali, dove mettiamo il sottotitolo. Lettura, dove gli diciamo la pagina iniziale e la pagina articoli. E discussione, dove blocchiamo i commenti. E permalink, dove gli diciamo la struttura del titolo. Su scrittura pare che non c'è niente di interessante. Allora, altra cosetta, articoli. Quindi questi sono tutti gli articoli. Stamattina mi sono svegliato, voglio parlare di qualcosa, vado qua, articoli, aggiungi nuovo, oppure da qualunque altra pagina del pannello, nuovo articolo. Stamattina mi sono svegliato e questo è il titolo del post di oggi. Quindi qua mettiamo il titolo e qua mettiamo il contenuto. Questo è come un editor Word, no? Quindi ci stanno vari stili. Questo è l'H2, l'H3. Non so in HTML come siamo. Vabbè, in HTML ci stanno i titoli. Allora, innanzitutto qua vediamo l'editor visuale e qua vediamo il testo. Allora, se io metto titolo 1, che sarebbe poi pure questo, un titolo 1, tipo titolo 2, sottotitolo. In HTML è un H2, quindi in HTML ci stanno i tag, quindi questo qua, vabbè, questo è il sottotitolo H2, significa che si vede poco più piccolo dell'H1, questo è l'H1, quindi boh, può essere pure un H3, titolo 3, o può essere niente, testo normale, paragrafo, testo del post. Ovviamente possiamo aggiungere foto direttamente dal computer, quindi qua c'è un bottone in alto all'editor che dice aggiungi media. Io mi posiziono qua, faccio aggiungi media e posso caricare il file dal mio computer, posso
Posso prenderlo da quelli che sono già caricati o lo posso prendere da un URL, da un sito, senza che lo carico e senza che lo metto sul mio server, mettendo solo l'URL. Però ammesso che lo carichiamo dal nostro computer, carica file. Vabbè, questo non è il mio computer, quindi non saprei dove andare a pescare. Però vabbè, lo carichiamo attraverso questo bottone. E una volta che lo teniamo caricato, per esempio, mettiamo che la foto, boh, sia la solita questa. Inserisci nell'articolo. Poi, come ogni editor che si rispetti, lo possiamo allineare a sinistra, a destra, al centro. Insomma, questo è un editor molto intuitivo, tipo Word. E niente, qui si può creare una citazione, grassetto, corsivo. Ma insomma, un editor normale. Ovviamente, dato che siamo smanettoni, utilizziamo i tag di testo e qua ci possiamo inserire qualunque tipo di codice HTML, ovviamente. Se vogliamo inserire del PHP, qui ci vuole un plugin che ci autorizza a mettere PHP o JavaScript, altre cose all'interno del corpo dell'articolo. Dello stesso, allora, una volta creato l'articolo, gli possiamo assegnare una categoria. Per esempio, a noi ci piace parlare di ambiente, chimica, economia, quello che vogliamo, allora diciamo, ah, questo è un articolo di, boh, di medicina, che bello, anzi no, vogliamo parlare di una cosa che qua non c'è, LUG. Creiamo una nuova categoria, la possiamo creare al volo da qua, oppure la gestiamo da qua, categoria. Però ammesso che noi la creiamo da qua, insomma, la crea normalmente e la assegna all'articolo. Dei limiti di caricamento del tipo di file, se devo Sì, per caricare file. caricare file grandi devi modificare. Sì, devi modificare. Allora, di base pare sia 2 mega. Sì. Media. Te lo dice, mi sa già qua. Ah, dimensione 2 megabyte. Per modificare questo dipende. Allora, innanzitutto devi modificare l'impostazione di WordPress, però alcune volte il limite può derivare dal server. Quindi in alcuni casi o te lo gestisci tu il server e ti modifichi dal PHP, dal file di configurazione di PHP, oppure alcune volte devi chiedere pure al gestore, cioè se il limite è quello del gestore. Se il gestore per esempio ce l'ha 10, tu lo puoi alzare questo a 10 dal file di configurazione di WordPress, che dovrebbe essere function.php, se non vedo male. Se non ricordo male, che sta sulla root, sulla folder generale, function. E alcune volte si riesce a gestire anche dall'htaccess, quello che abbiamo visto prima, htaccess, dove stavano le istruzioni. Allora aspetta, forse ce l'ho qua. Perché adesso non mi posso riconnettere la VPN, se no si stacca internet, però qua forse ci sta. Insomma, ci sono cose che puoi modificare. Sì. Allora, ok. Ah no, ce l'avevo. Okay. Ci sta un plugin, eccolo qua, htaccess editor, che ci fa modificare l'htaccess direttamente da qua, senza che devo andare ad aprire l'FTP. Quindi all'htaccess, che è sto file, ah, qua per esempio non ci sta l'accelerazione perché l'ho creato al volo sto sito, e qua puoi provare a forzare la dimensione dei file tramite htaccess. Se non te lo prende da qua, deve andare dal file di configurazione. Se non te lo prende da là, deve andare sul file Apache. Dipende. Però con pochi tentativi si fa. Quindi, come gli articoli a cui va dato un titolo, un corpo del testo e una categoria di base, si possono creare pagine. Funziona esattamente uguale, però cambia di poco il principio. Nel senso, per esempio, contatti dove ci sta il form di contatto, non è che io, cioè, come natura è sempre quello, non è che io creo l'articolo contatti. Quindi, diciamo, come natura di contenuto è una pagina che io poi richiamo nel menu e di base la categorizzo come pagina. Quindi sta bene pagina, nome, testo, che in questo caso è un tag, perché questo è un plugin che funziona così, e pubblico. Allora, gli articoli vanno a finire nel blog, che è questo, però dato che io li ho categorizzati, li posso richiamare per categoria, per esempio abbiamo, che ne so, categoria anatomia, e
ammesso che ci sia qualcosa, ma non penso, c'è solo una cosa, e quindi ti lista tutti quelli della categoria, li posso richiamare per data, per mese, e così via. Cioè, basta. Abbiamo detto il menu. Allora, nel mio caso il menu com'è? Vediamo che c'è. Ho messo che ci sia. Ah, eccolo qua. Presentazione, interessi, social, contatti. Il menu si fa da qua, dalla voce aspetto. Allora, sull'aspetto, oltre alla modifica dei temi e dei widget, questo è importante, ora vediamo pure i widget, vediamo il menu. Menu molto semplice, drag and drop, nel senso, vedi, si spostano così le cose. Quindi questa è una voce principale, questa è una voce principale, questo è secondario, un sottoelemento. I sottoelementi possono avere sottosottoelementi, quindi sottoelementi di terzo livello, di quarto e così via, di quinto, ci possono divertire, di sesto. L'unica cosa è che poi bisogna vedere se il tema li supporta, nel senso io creo una cosa del genere, non è detto che poi quando li vado ad aprire me li apre all'infinito, tipo questo sì, li supporta, però sono alcuni temi che vanno un po' in palla su questo. Però vabbè, quindi di base conviene mettere primo livello, secondo livello, al massimo un terzo livello, cioè non ne creiamo 1000. E poi basta fare invio, salva menu. Le voci di menu possono essere delle pagine, possono essere articoli, ovviamente è più naturale che siano pagine. Perché come abbiamo detto le pagine quelle sono contatti, presentazione, sono fisse, quindi pagine di solito sono. Però WordPress ci dà pure la possibilità di aggiungere degli articoli nel menu, dei link personalizzati, che ne so, io qua ci voglio mettere nella voce di menu vai a Google e quindi faccio un link a Google e qua gli do, che ne so, vai a Google. L'etichetta Google o una categoria può essere una voce di menu. Una cosa interessante è che il link del menu può essere mandato come target blank, può essere aperto in una nuova scheda. Per abilitare questa funzione che non troviamo già qua, bisogna cliccare sulla freccetta qua sopra, impostazioni schermata. Questa è un po' una chicca. Però boh, qualcuno può trovarla utile. Destinazione link e si illumina qua, apri link in una nuova scheda. Quindi magari io questo link, che in realtà è vuoto, però questo link lo voglio mandare in una nuova scheda. Attraverso questa cosa si apre una nuova. E bisogna sempre ricordarsi di salvare perché il menu potrebbe, insomma, se non lo salviamo non abbiamo fatto niente. Ultima cosa riguardo il menu, una volta che abbiamo creato il nostro bel menu e gli abbiamo dato un nome, nome menu, gli va data una posizione. Queste qui sono dettate dai temi. Il tema in questione ha tre posizioni menu, primario, secondario e a fine della pagina. E in questo caso gli abbiamo assegnato la posizione primario, quindi il menu che abbiamo creato ce lo ritroviamo qua. Il posizionamento dipende dal tema. Quindi noi in questo caso stiamo solo associando il menu che abbiamo creato alla posizione che già era esistente sul tema. Cosa molto utile, cioè molto utilizzata, è questo widget. Allora, su aspetto abbiamo visto i menu, vediamo i widget. I widget sono in pratica. Allora, facciamo prima una cosa, vediamo come è fatto un tema. Allora, questo è il tema che stiamo utilizzando, è un tema proprietario, tra virgolette, a pagamento. E quando andiamo su aspetto editor, ci apre il file style.css. Quindi di base il tema è formato da style.css, che sarebbe il foglio di stile, ovvero tutte le informazioni stilistiche. Function.php, dove ci sono tutte le funzioni del tema, e poi le varie pagine, perché ovviamente la pagina articolo è diversa per esempio dalla pagina pagina, perché diciamo così, quindi articolo è diverso da pagina. Che è diverso da, vediamo che altro ci sta,
La social icons sono le icone social, quindi il tema dai widget stessi. Questo è page.php, sarebbe la pagina, e single.php sarebbe l'articolo. Ah, poi sempre parte del tema c'è l'header. Perché? Allora, l'header, che è la testata, questo è uguale in tutte le pagine. Poi, se noi apriamo un articolo, mi carica il single.php e il widget laterale e il footer, che è questo. Quindi, i temi su WordPress sono fatti a blocchi. Quindi, ci sta il CSS che vale per tutto, l'header che è questo, quest'altro quadrato che è pagina, articolo, a seconda di quello che apriamo, i widget e il footer. Questi vengono gestiti tutti da file differenti che vengono richiamati alla necessità. Quindi, per esempio, single.php, eccolo qua, questo è un articolo, cioè questo è il PHP che sta di base all'articolo. Apri PHP get header, quindi fammi vedere l'header, perché ovviamente all'inizio di ogni articolo ci deve stare l'header. Poi fammi vedere il titolo. Queste poi sono tutte funzioni del tema proprietario particolare, e poi niente, iniziamo a mostrare il contenuto, la parte sinistra dove si vede il post, sparami il post, e poi se c'hai queste opzioni fammi qualcos'altro, e quindi vediamo il post, e poi a una certa c'è il footer, quindi finisce il post, qua finisce il post. Qua c'è la sidebar, che è la barra laterale destra, quindi nella pagina articolo a un certo punto mi devi far vedere la sidebar e il footer. Finito l'articolo. Questo perché l'abbiamo detto, giusto per far capire che il tema è fatto a blocchi, e quindi per esempio quando io qua c'è il get footer si va a prendere il footer, che sta qua, footer. Quando qua ci sta scritto header si va a prendere l'header. E noi possiamo modificare tutte queste cose, pure se il tema è chiuso, perché una volta che l'abbiamo comprato ci facciamo un po' quello che vogliamo, a seconda delle licenze ovviamente. E quello su cui noi andiamo a lavorare tanto è il foglio di stile. Quindi andando su Aspetto Editor, la prima cosa che si apre in automatico è il foglio di stile. Diciamo subito, per chi vuole poi modificare dei temi, si conviene fare un child theme, un tema figlio, nel senso, se noi andiamo a modificare qua e creiamo cose che ci servono, quando poi facciamo l'aggiornamento perdiamo tutto. Quindi che facciamo? Creiamo un tema figlio, che poi ovviamente da Google come creare un tema figlio, quattro passaggi lo facciamo, però giusto per capire il concetto, dove creiamo un facciamo noi un nostro tema dove eredita tutti questi contenuti, in più gli diamo noi delle cose in più. Ad esempio, qua non l'ho fatto, c'è solo il tema, perché una volta che lo modifico, cioè non è molto, non sono tante le modifiche che faccio, non è importante se le perdo, però se uno vuole fare una bella personalizzazione di un tema, conviene fare questa cosa del tema figlio. Questo CSS è molto complesso perché appunto è stato sviluppato da questa casa. E che cosa c'è di interessante? Il fatto che sia responsive, ovvero non tutti i temi si adattano al dispositivo. Di base questo tema e diversi temi di questa casa si adattano al dispositivo. Infatti noi prendiamo per esempio questo articolo. Se io riduco la dimensione dello schermo, vabbè, questo è un articolo vuoto, magari prendiamone uno pieno. Qua io lo leggo bene, no? Però se io lo apro, che ne so, da un dispositivo portatile, come lo vedo? Bene lo stesso, cioè lo leggo. Sono alcuni siti invece che se ne vanno dietro, allora devi scorrere a destra e a sinistra. Quelli sono siti non mobile friendly. Il mobile friendly può essere fatto in due modi, con il responsive, ovvero vedi come allargo, si allarga, come stringo, si stringe, si chiama responsive. O con il mobile, nel senso che quando tu apri dal telefono si apre proprio un altro sito, un'altra versione del sito. Quella su cui si conviene adesso è, almeno vabbè, sono sempre stato sostenitore del responsive, nel senso che alcuni siti ti apre totalmente un altro sito,
secondo me è utile utilizzare questa tecnologia, ovvero lo stesso codice ti dà risultati diversi a seconda della larghezza dello schermo. Per esempio, a parte il testo, vedi questa barra laterale, fino a un certo punto c'è, da qua in poi non c'è. Stessa cosa il menu. Il menu fino a un certo punto c'è, poi a un certo punto non c'è, diventa così. Diventa mobile. Tutta questa cosa qua, da che cosa è data? Da semplici comandini. Non so se vi fa piacere, sto a fare dei richiami pure di CSS, così magari. Cioè, sto uscendo un po' dal tema WordPress, però un po' di CSS, insomma, c'entra. È dato da questo qua. Media. Cioè, ci sono dei comandi CSS di stile che valgono per tutte le dimensioni degli schermi. Se io poi voglio dare dei comandi solo per alcuni dispositivi, utilizzo questo qua, at, chiocciolina, media. In questo caso questo comando vale per tutti i dispositivi più grandi di 1400 pixel. 1400 pixel sarebbe desktop, cioè sarebbe un 15 pollici in su. Allora qua, come vabbè, questo è un commento, dice, vedi che questo vale per i desktop e oltre. Allora, io per esempio faccio at media all and minima larghezza 1400 e gli do i suoi comandi. Questo tema, ovviamente, c'è i comandi da 1400 in poi, poi ci staranno sicuramente questi qua che valgono da 1100 a 1400, questi da 900 a 1400. Ad esempio, se io voglio che ne so, qua non c'è niente, però mettiamo che c'è una foto, no? Io voglio che questa foto si vede 600. 600 pixel sarebbe il doppio di uno schermo di un telefono. Sul telefono non si può vedere 600, se no ne vedo mezza. Allora io gli dico media fino a, quindi qua in questo caso sarebbe max width 300, significa sul telefono. Quindi fino a 300, ora stanno staccati qua i numeri. Allora, per esempio, max, vabbè, scriviamo una riga nuova. Quindi io per esempio voglio dire media, max width 300 pixel. Apro parentesi, graffa, nome della classe, fai questo, e quindi era che deve essere, per esempio possiamo fare così, max 100%, per esempio, cioè non farmelo più grande dello schermo, o se no posso dire max width 300 pixel. Questo è giusto per fare un esempio del fatto che ci sono dei comandi sul CSS che possono essere personalizzati per il singolo dispositivo. Quindi se io dico media max width 300, sto parlando del telefonino, se gli dico che ne so, sul tablet sarà minimo, il tablet sarà che ne so, minimo 400 and qua ci manca end e max 700 pixel. Che ne so, fammi boh, vedi. No, ci mettiamo, che ne so, 500, 400. Vabbè, poi gli possiamo dare tutti i comandi CSS che vogliamo, però per dire che ovviamente voglio usare un'altra volta la parentesi graffa, possiamo dare dei comandi a seconda del tipo di dispositivo, con questo media, end, minimo e massimo. Dato che stanno già dichiarati nei temi questi media end, se i temi sono responsive, possiamo modificare direttamente là dove stanno già scritti. Per
Quindi quando noi vogliamo scegliere un tema, per esempio su Google, stiamo bene qua, che ne so, io posso scrivere free WordPress 10 2017 responsive. Molti temi sono free e poi ti chiede di pagare la versione estesa. Però per esempio se noi scriviamo così su Google free WordPress theme 2017, qua me ne fa vedere 40, i 40 migliori gratis responsive theme, e me li fa vedere tutti. Poi a seconda di quello che mi serve a me, che ne so se ci devo fare un giornale piuttosto che ci devo fare un sito per lo studio, per esempio questa qua sarà una modella, no? Questo è tipo uno shop, ci sta integrato WooCommerce che è un plugin per il commercio, per l'e-commerce. Se ci devo fare appunto un giornale, questo qua ci scarico questo. Come si installa un tema? Si apre un'altra domanda. Il tema si scarica e mi scarica sul computer attraverso questa ricerca qua. Mettiamo che mi voglio scaricare questo qua, che bello, demo, o get it here. Prezzo zero, me lo compro, cioè me lo scarico e me lo scarica come punto zip sul computer. Vado su aspetto temi. E lo installo, aggiungi nuovo. Aggiungi nuovo, da qui me lo fa già cercare, perché WordPress ha la sua libreria di temi, quindi qua me lo posso cercare a seconda filtro funzionalità, se deve essere una colonna, due colonne, che ci devo fare, me lo fa cercare nella sua libreria. Oppure, dato che l'avevo già scaricato, faccio carica, sfoglia e me lo carico. Deve essere in formato .zip, qualche secondo, poi me lo ritrovo qua, nella lista temi. Una volta che me lo ritrovo qua, mo ce n'è solo uno, se no se ne vedono tipo dei quadrati, 1, 2, 3, 4, attiva. Clicco attiva e mi si attiva il tema. Altrimenti il tema può essere dezippato sul nostro computer e caricato nella cartella WP Content Themes tramite l'FTP. E poi ce lo personalizziamo come vogliamo, o dall'editor, dove quindi personalizziamo il CSS, oppure possiamo, oltre al CSS, possiamo modificare pure le stesse pagine, a seconda di quello che ci serve. Stavamo parlando dei widget. Eccoli qua. Allora, i widget sono degli elementi statici, come l'header e il footer. Di base la barra laterale. Quindi nella barra laterale a fianco all'articolo qua, che ci voglio? Lui di default mi ci mette il cerca, articoli recenti, commenti recenti. Ma io ci posso mettere di tutto. Ad esempio mettendoci testo, io qua dentro ci posso passare uno JavaScript, ci posso passare boh, un testo, un'immagine, una pubblicità. Qua ci posso passare di tutto. E lo personalizzo. Io per esempio qua mi ero installato, vediamo se lo tengo installato, il plugin che mi fa vedere gli ultimi articoli, sì, ma con le immagini. Vediamo dove sta, eccolo qua. Articoli recenti, widget, perché ci sta pure articoli recenti che lo puoi mettere da un'altra parte, questo è widget specifico con l'immagine di anteprima. Ah, non vi ho detto una cosa. Quando creiamo l'articolo, ci possiamo sì mettere le immagini all'interno del testo, però qua sotto, l'ultima cosa a destra, immagine in evidenza. Questo è importante sia per il SEO, sia per lo stesso blog. Perché nella pagina iniziale del blog, se non ci metti immagine, mi dà solo il titolo, se ce la metto mi mette pure l'immagine, e sia soprattutto per i social, perché se ci fate caso, alcune volte Facebook condivide dei link dove l'immagine non c'entra niente col contenuto. Non so se ci avete fatto caso. Comunque, io qua, se ci metto l'immagine che come dice Di Pietro, ci azzecca con il contenuto, Facebook, che ha una sua intelligenza, se lo va a prendere.
se io qua non ci metto niente, è probabile che mi vada a prendere un'immagine, per esempio dal footer, o me la va a prendere dal widget laterale, ovvero mi va a prendere un'immagine che non è correlata con l'articolo. Quindi stiamo parlando di widget, recent, post widget with thumbnails. Questo thumbnails non è altro che l'immagine in evidenza che si setta da qua. Allora, vediamo al volo questa cosa qua di questo plugin, e poi dato che abbiamo parlato di Facebook, vediamo pure un'altra cosa. Allora, io qua metto l'immagine in evidenza e attivo questo plugin. Allora, abbiamo detto che i plugin sono dei pezzi di codice già scritti da altri per fare delle cose. In particolare questo qua, Recent Post Widget with Thumbnails, ci fa gli ultimi articoli sulla barra laterale con l'immagine. Questo è il mio blog, no? Io ho queste immagini, cioè ho questi articoli, questi sono gli ultimi articoli, però sono un po' bruttini, nel senso che c'è solo il titolo. Io voglio che ci sia il titolo e l'immagine. Al caso mio fa questo widget, questo plugin che abbiamo visto. Allora andiamo qua in widget, mi si è attivato questo. Quindi barra laterale, io oltre a questi elementi che potevo già mettere, mi si è attivato questo, post recenti con thumbnails. Sempre drag and drop, prendo e lascio, lo metto qua nella barra laterale. Mi dice quanti ne vuoi vedere di articoli 5, dagli un titolo i miei articoli. Vabbè, non riesco a scrivere. E niente, vabbè, queste altre impostazioni, mettiamo che va bene così, salva. Io mo come widget qua ho inserito gli ultimi articoli con l'immagine d'anteprima. Perché non me la fa vedere l'immagine d'anteprima? Perché questi articoli non ce l'hanno impostata. Infatti se vado a vedere modifica articolo, immagine d'anteprima non c'è. Mettiamocene una a caso, anche se non c'entra niente col contenuto dell'articolo, però giusto per fare un esempio, adesso mi dovrebbe fare dell'immagine d'anteprima. Eccola qua. Allora, quello che ho detto prima, ovviamente a me l'immagine d'anteprima perché non si deve vedere a tutto spessore? Questo dipende dal CSS, quindi io posso andare sul CSS e modificarmi questo spessore. Ovviamente non lo facciamo adesso, se no non ne veniamo fuori, però questo qui ci avrà una classe, che possiamo vedere per esempio da qua, analizza elemento. La classe dell'immagine sarà, non si legge niente, però sarà tipo post thumbnails qualcosa. Vediamo qua se ce la fa leggere. Eccola qua. No, non è qui. Vabbè. Eccolo qua, c'è un ID, ripvid. Comunque, fatto sta che questa immagine c'è una classe, io questa classe la posso richiamare nel CSS e dirgli che deve essere, che ne so, 300 pixel. Così che io non do l'istruzione alla singola immagine, ma do l'istruzione a tutte le immagini che si trovano in questa fattispecie di plugin nel widget. Allora, ci sono domande per adesso? Per gestione di articoli che vanno a pubblicarsi in automatico a tempo, già scaricato. In che senso in automatico? Cioè la fonte Io quale sarebbe? preparo degli articoli e voglio che a date prestabilite Perfetto. automaticamente vadano a pubblicarsi. Sì, una funzione già nativa di WordPress. Questo è un articolo. Vabbè, creiamone uno nuovo. Quindi diamo il titolo, il contenuto. Io non lo voglio pubblicare subito. Magari io lavoro al blog solo la domenica e ne voglio farci uno al giorno. Pubblica non subito, quindi qua sulla barra destra la terza voce pubblica, anziché subito, oggi è 21, gli dico va 25 alle 22 che pubblica e lui me lo programma, pianificato. Allora, pubblica non subito. Vediamo perché non me la programma. Ah, devo fare prima ok, mi sa, sì, pianificato. Si toglie
Ah no, no, perché non gli ho dato il titolo forse. Vabbè, comunque questa è la funzione. Si toglie anche in automatico. No, no. Ah, in che senso? Si pubblica? Si pubblica una certa data e si può anche togliere in automatico da solo, se hai Ah, la richiesto scadenza? 28, per esempio, in automatico si. Allora, la scadenza, la scadenza, la scadenza, mi sa di no. No. No, la scadenza non la puoi programmare. Vabbè, perché però dovresti... Se, ah, se è tipo un evento, non è più... Eh no, di base diventa obsoleto, va giù, poi va tolta a mano. La scadenza, almeno come funzione nativa, non ci dovrebbe essere, che io sappia, no. E probabilmente però c'è un plugin, ci sta un plugin per tutto. Però vediamo i plugin che ci possono interessare. Allora, questo qui è interessante. Facebook, allora, vediamo se sta loggato Luigi. Sì. Si è preoccupato Luigi che scrivo qualcosa. Su developer ci sta un tool, Madonna, non si vede, vediamo un po', strumenti assistenza dovrebbe essere, non vedo niente, allora tools, eccolo qua. Sharing debugger. Allora, questo indirizzo qua, che non leggo, developers.facebook.com/tools/debug/sharing, c'è il debugger, nel senso io ci metto il link del mio articolo e lui mi fa vedere l'anteprima di come lo vede Facebook. Allora, prendiamo questo qua e vediamo Facebook come lo vede. Pac. Questo non è mai stato su Facebook, quindi se già fosse stato su Facebook lui mi prende le informazioni che già c'ha, altrimenti me le fa di nuovo. Ex novo me le sta facendo. Vediamo che succede. Allora, in questo caso, dato che io non ho preso particolari accorgimenti, come vediamo, non mi prende l'immagine. A fantasia lui cerca di capire qual è il titolo e qual è il contenuto, dai tag quelli di WordPress, title e content, però per il resto non c'è molto, non c'è molto. Open Graph sono dei meta tag che usa Facebook per capire qual è il titolo, qual è la descrizione e qual è l'immagine. Vediamo che Open Graph stanno dichiarati. Sulla mia pagina, attenzione, l'URL non è specificato, il titolo non è specificato, l'oggetto, la descrizione non è specificata, l'immagine non è specificata. In pratica io nel mio sito non ho specificato alcun tag di questi che usa Facebook, che si chiamano Open Graph. Piccola parentesi, Open Graph è pure quando noi ci andiamo a prendere il gelato al bar, nel senso che Facebook ha una sua intelligenza interna dove gelato è un oggetto, bar è un luogo, noi siamo una persona e lui mette tutto questo in collegamento quando creiamo un post e ci tagghiamo, dove OG person sei tu, OG bar è il bar, OG ovviamente non si chiamano person e bar, tipo si chiamano business, se sono negozi, comunque nel senso lui fa tutta una serie di ragionamenti. Però le informazioni gliele devi dare bene. Quando scrivi una cosa su Facebook gliela dai bene, perché lui capisce se stai mangiando, a cosa stai pensando, come ti senti. Però il sito nostro per Facebook non va bene perché non gli abbiamo dato molte informazioni. E lui che dice? Dice, tu gli Open Graph non me le dati, però io mi sono arrangiato perché per URL ho preso questo, perché è l'URL della pagina. Come tipo mi sembra proprio un website. Come titolo ho preso il titolo della pagina, come immagine ne ho trovate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, mi sono confuso, non ci ho messo niente, però se tu provi a ridargli i comandi alla fine se ne prende, forse si prende quella più grande che questa, e lui dice, sai che io prendo questa,
Però in realtà io questa immagine che lui si prende, lui se la prende secondo una sua intelligenza. Non è che io gli ho detto prenditi questa. Allora noi che facciamo? Andiamo sul nostro bel sito e ci specifichiamo gli Open Graph. Questo lo facciamo con un plugin. Anziché a ogni articolo dichiarare meta tag, plugin intelligente. Facebook Open Graph l'abbiamo attivato. Adesso quando noi creiamo un articolo, ovviamente va pure settato, però non so come stiamo con l'orario. No, è tardi. Vabbè, questo va configurato in un modo, in qualche modo, basta andare qua e uno si vede un po' che cosa vuoi attivare, che cosa no, includi, non includi. Però di base noi adesso quando andiamo a creare l'articolo, lui in automatico ti crea quegli Open Graph. Allora qua l'immagine gliel'abbiamo data. Cioè non gliel'abbiamo data, gliela diamo adesso. Mettiamo questo. No, boh, sì, questo. Se io non gli voglio dare questa immagine, che l'immagine mi rende, glielo posso specificare qua. Questo è proprio per, cioè si è creato col plugin. Come facciamo? Aggiorna. Copia indirizzo. Copia indirizzo. Mettiamo qua nel debugger. Adesso io nel debugger ci metto quest'altro. No, aspetta, però non l'ho salvato, mi sa, mannaggia. Ah, perché questo è pianificato, quindi questo l'avevo pianificato, quindi non era pubblico, però adesso lo pubblichiamo. Visualizza articolo. Copia, debugger, mostra le attuali informazioni di scraping, no, recupera le nuove informazioni di scraping. Allora, lui adesso se li è trovati, vedi già si è trovato tutti questi meta tag. Che ovviamente sono molte più informazioni rispetto a prima. Però quelle importanti sono OG image, eccolo qua, e quindi ha trovato sia il tag e sia la foto. Ovviamente tipo e article, lui prima aveva capito che era tipo website, in questo caso ha capito che è tipo article, e già ha capito la differenza tra sito e articolo, ha capito che è un articolo. Il titolo, vabbè, il titolo. Insomma, adesso lui ha i suoi meta tag che ha riconosciuto e in pratica stanno qua. Visualizza sorgente. No, visualizza sorgente. In pratica questo plugin in testa mi aggiunge gli Open Graph. Eccoli qua. Quindi questo plugin per ogni pagina mi aggiunge questi Open Graph. Questi meta tag si intende delle informazioni di pagina che l'utente non vede ma i sistemi automatici vedono. Quindi ovviamente questa roba qua non viene stampata a schermo, cioè tu non la leggi. Però ci stanno. Quindi sai che stai in Italia, sai che questo il mio sito si chiama così, il titolo dell'articolo è questo, il nome dell'articolo è questo, l'URL è questo, il tipo è articolo, è stato pubblicato in questa data. Addirittura è stato modificato l'ultima volta in questa data. Ovviamente queste cose possono essere modificate dall'impostazione dei plugin. E tutta questa roba è utile pure per una questione di SEO. Adesso, dato che siamo tardi, vediamo velocemente qualche altro plugin. Almeno vediamo una lista di quelli che secondo me sono utili. Allora, questo qua sicuramente è buono per la questione della condivisione, nel senso per la condivisione su Facebook. Questo qui, questo addirittura, questo mi sa che si paga qualcosa. È quello che ti fa uscire, segui la nostra pagina che ti chiede il like su Facebook in sovrimpressione e si può modificare il numero di secondi, di cose, ovviamente il titolo della pagina. Questo plugin è per il modulo di contatti e contiene il CAPTCHA, io l'ho sempre usato e sembra che va bene, cioè che ferma lo spam. Quindi quando uno va poi sulla pagina contatti si trova questo
e che ti crea un form di contatto, appunto. Ah no, vabbè, mi dice non esiste perché non l'ho settato. Vabbè, se no tipo dice inserisci il tuo nome, il tuo messaggio, riconosci il codice CAPTCHA, invia. File manager, vabbè, questa è una sorta di FTP integrato qua dentro, se devi fare qualche modifica sui file. Google Analytics ti connette il sito a Google Analytics per le varie analisi del caso. Questo è un anti-spam. Va solo attivato, funziona in automatico, pure sembra buono. Questo è per inserire degli elementi all'interno delle pagine, ad esempio pure per gestire le pubblicità, nel senso su tutti gli articoli tu a metà vuoi far uscire, che ne so, la tua pubblicità o un contenuto fisso. Questo qui ti inserisce ads, ovvero pubblicità, ma ci puoi mettere di tutto, pure il bottone del like. Ci puoi mettere qualunque cosa a un certo punto di tutti gli articoli. Mobile Sharp Sharebar, questo qua io l'ho tolto, l'ho utilizzato un periodo, che sotto, cioè sulle versioni mobile, sul telefono, sotto ti fa uscire i tasti, quelli Facebook, WhatsApp, per condividere la notizia. Questo qua non serve a niente, questo nemmeno, ovvero non ci serve. Invece di installare il plugin, invece lo trovi sempre in rete, fai la stessa procedura Vediamo subito. dei temi o. Esattamente come i temi, nel senso c'è sia il repository interno e sia li puoi scaricare e carica, però di solito li installi direttamente da qua. Mo vediamo giusto. Allora, il cookie consent è quella scritta in alto, il sito utilizza cookie, questo per la nuova legge sui cookie, però ce ne sono diversi, io ho utilizzato questo perché è molto semplice. Questo è l'HT Access Editor che ci fa modificare l'HT Access se lo vogliamo modificare in qualcosa. Questo è il SEO e questo è l'ACACE, quello che io direi di vedere. Allora, per installare un nuovo plugin, fai plugin, aggiungi nuovo. E o lo cerchi qui lo cerca tra tutti i plugin che stanno censiti. Oppure se tu l'hai già scaricato come prima, carica plugin e carichi il file. Questo dell'ACACE è molto importante perché velocizza il sito e non appesantisce troppo il server. Vabbè, per installarlo devo fare qualcosa. No, vabbè, però non me ne viene adesso perché sennò devo entrare con l'FTP. Allora, prendiamo un altro sito. Allora, metti mi piace, eh. Questo qui è uno dei siti che ho fatto con la società di pubblicità. Ci sta sia metti mi piace, sia Italia Notizie, che conta varie migliaia di fan. Metti mi piace. Poi se lo volete vedere. Comunque, citazioni, post. Questo è uno di quelli diciamo, dove le cose dovrebbero andare bene. Allora, questo WP Supercache. Qua ovviamente già sta configurato, però di base. Sulla prima scheda dove dice facile, qua va solo attaccato, accendo, spegni. E qua sta acceso ovviamente. E fai aggiorna lo stato. Poi su avanzato deve stare acceso. Lui ti fa raccomandato utilizzo PHP. Io utilizzo sempre il mod rewrite. Però il mod rewrite deve essere abilitato a livello di PHP. Quindi questo qua sempre andrebbe concordato con il gestore del server. Questa è una tecnologia che alcune volte, te lo dice pure qua, tipo andare bene, alcune volte tipo andare male. Allora il mod rewrite è il più veloce, il PHP è piuttosto veloce, semplice da far funzionare, mentre nonostante la cache parziale sia più lenta, essa è da ritenersi la più flessibile, semplice da far funzionare. Qua in pratica ti dice che questo è un po' più da utenti esperti, ma soprattutto questo deve essere abilitato. Il mod rewrite deve essere abilitato sul server, se no non funziona.
Poi io spunto sempre tutti questi che dice raccomandato e per il resto funziona. Regole mod rewrite. Allora qua le regole mod rewrite sono quelle che abbiamo visto nell'HT-Access. Quando fai qua aggiorna regole mod rewrite, ti dice le regole sono state aggiornate e non sono altro quelle che avevamo visto che stanno nell'HT-Access. Nel caso in cui le vede non congruenti, questa cosa si fa rossa. E ti dice attenzione, c'è una differenza tra le regole scritte e quelle come dovrebbero essere scritte, aggiornale. Quindi di base pure questo è facile da configurare. Tranne che nella prima installazione, cioè qua visto, ci chiedeva un po' di cose da fare. Tipo diceva è qua, non esiste, aggiornalo. E ricarica questa pagina oppure il problema è di chmod, insomma, sarà sicuramente di chmod il problema perché noi l'avevamo messo tutto a 755. Però questi sono, diciamo, problemi che si risolvono in maniera guidata, così o in Google si dovrebbe risolvere quasi tutto. Altre domande? Mappe, sì, Integrate? integrare mappe, però Tipo tipo Google quello, Maps, diciamo? sì, più magari OpenStreetMap. Allora, considera che all'interno degli articoli, allora, per capire se parliamo di mappe, nel senso di geomappe, allora, vediamo dove siamo. Allora, considera all'interno degli articoli tu ci puoi mettere di base tutto. Allora, per passarci per esempio quello è un JavaScript, penso, no? Allora, di base, se tu vai su un qualunque servizio, che sia YouTube, che sia un altro, sotto c'è scritto copia i frame. Non so se OpenStreetMap ti dà la possibilità di integrare, però sicuramente te la dà. Ti genera un iframe, immagino. Quindi tu puoi prendere l'iframe e metterlo direttamente all'interno dell'articolo. Però quando tu fai per esempio, nuova pagina e ci vuoi mettere l'iframe, non lo fai in modalità visuale, lo fai in modalità testo. E qua ci incolli il tuo iframe. Possiamo pure fare una prova, eh. Vabbè. Poi dovrei creare una mappa personalizzata, io non sono esperto di ciò. Allora, qui sulla destra qui ci sono tutta una serie di... Adesso vado a memoria comunque. La destra su condividi, quindi quello qua, il terzo dal basso. Ah, Ah, quello proprio. terzo dal basso, adesso. Condividi. Condividi. Formato. Sopra, sopra il link. Allora lo posizioni tu, quello che Ah, passa, eccolo qua, se io lo faccio faccio così, così, HTML, copia, quello che includo il mappatura no, sarà il mappatura qua includo pure una volta Ah, ecco qua. lo posizioni, vai con una volta lo posizioni dove vuoi, È qui. Copia, torniamo sulla nostra bella pagina, era questa. Allora andiamo, mi raccomando, in modalità testo, perché se vai in modalità visuale no. Allora in modalità testo. Infatti vedi come me l'ha letto? Questo che in modalità visuale era un apri tag è diventato un elt, e invece no. Quindi lo incolliamo in modalità testo. Questa è mappa cb, pubblica. Adesso vediamo come si vede. Comunque si dovrebbe vedere. Per esempio, questa è un'incorporazione, sì, in iframe. E quindi si vede sicuro. Visualizza pagina. Eccola qua.
Ovviamente questa, che ne so, c'ha 400 di larghezza, e quindi io magari me la voglio fare, che ne so, da 700, anzi pure 800, per 500. E l'abbiamo incorporata. Comunque di base puoi incorporare di tutto, eh? iFrame, HTML, vabbè che tanto penso adesso è tutto iFrame, perché sono stati quasi tutti abbandonati. E poi lavori pure all'interno dell'iframe, quindi sì, integrabile. Altre domande? Curiosità. Poi una domanda un po' specifica per la realtà, mi ricordo una gallery, cioè io ho un mio sito in cui ho accettato con WordPress, non ricordo nemmeno, me lo sono fatto fare, almeno non lo so quasi editare, ho una foto gallery, poi vabbè, clicco sulla foto, gradimento con didascalia sotto, e io vorrei che anziché ingrandire la foto con la didascalia si aprisse una pagina. Però il plugin che ho io, che si chiama NextGen Gallery, ecco, quello non mi permette, anziché aprire la foto, non mi permette di aprire una pagina dove ci posso mettere quel che voglio. Purtroppo alcuni plugin non vengono aggiornati, e mi sa che è il caso di quello NextGen, perché a un certo punto ha dato problemi, o alcune volte non è compatibile con i comandi interni, infatti io poi l'ho dovuto abbandonare perché non mi dava soddisfazioni. Quindi c'è il problema di compatibilità tra tema e plugin, che molto spesso appunto non sono compatibili, quindi ha un'azione che dovrebbe essere per il plugin, non è così per il tema, perché quelle poi sono pure animazioni. Di base, probabilmente la soluzione potrebbe essere quella di creartela tu la gallery. Se vai su pagina o articolo e fai aggiungi media, c'è una funzione interna di WordPress che è questa, crea galleria, che non è altro che appunto una galleria che ti fai tu utilizzando o le foto che già c'hai o le carichi. Ma proviamo a fare così, crea galleria, e poi su ogni singolo file tu puoi stabilire un'azione, per esempio link a allegato pagina, file media nessuna, significa proprio che te la apre. Tu vuoi che si apra in un'altra scheda? Io che sia un'altra scheda, oppure anche dentro la stessa scheda, che però apre una pagina, deve aprire una pagina. Allora, è relativa a quell'immagine che è dentro la gallery che ho selezionato. Allora, se fai caso qui, tante opzioni mi sa che non te le dà, vediamo se me le dà da qua. No, perché in pratica qua utilizza la funzione gallery, che è una funzione interna di WordPress, quindi poi dovresti andare a modificare la funzione di WordPress nei file admin. Vediamo che personalizzazioni ci dà da qua. Allora, vedi, per ogni singola cosa, per ogni singola foto della gallery, quando vai qua su modifica galleria, puoi scegliere link a file media, per esempio, e in questo caso ti manda sulla nuova foto. Però il problema potrebbe essere che poi tu da file media sei perso. Cioè da file media poi la navigazione si interrompe, perciò loro, cioè i plugin te lo aprono in sovraimpressione, perché quando è finito esce e ritorni sul sito. In questo caso se vai a finire sul file media, dato che non c'è nemmeno l'impostazione, apri in una nuova scheda, vabbè, poi faresti indietro. Proviamo, questo è file media. Quindi poi l'unica cosa è che dovresti fare indietro per tornare alla navigazione. Ah no, te lo apre così. Questa è la funzione interna. Allora,
Facciamo un attimo, modifica articolo. Nel senso che poi sicuramente ci stanno dei plugin. Allora, rivediamo un attimo questo. Link allegato pagina. No. Allora, per esempio, questo tema Divi, questo è della Elegant Ten, Elegant Tennis. C'ha questo coso qua che è il builder. Quindi anziché affidarsi a questo editor, c'ha un builder interno che ti dà la possibilità di fare un po' di tutto. Per esempio, però appunto questo non sta su tutti i temi, questi sono i temi proprietari di questa casa, e da qui per esempio ci sta la galleria che ti permette delle personalizzazioni, però questo vale lo stesso discorso dei plugin. Il plugin innanzitutto va aggiornato, e molto spesso vengono abbandonati dai produttori e non trovi gli aggiornamenti. Due, deve essere compatibile col tema. In questo caso tu potresti utilizzare la funzione di Divi Builder, che loro vendono pure da solo. Non sto facendo pubblicità a questi, sembra, nel senso quelli che uso io, e quindi delle funzionalità avanzate dovresti provare o con dei plugin o con dei temi che includono funzioni avanzate. Però attualmente, ti dico la verità, non ti saprei consigliare, cioè andrebbe studiato il caso, poi magari me lo vedo e ti mando qualche consiglio, magari proprio quello là next gen. Comunque lo vedo e ti faccio sapere. Ah, utenti, questa è una cosa che non abbiamo detto. Tra le varie voci c'è utenti, dove si possono creare più utenti, questo lo gestisco solo io, però immaginiamo un giornale, ci sono gli editori, gli autori. Di base i livelli utente sono amministratore, che fa tutto, quindi vede questo menu, editore, che vede solo questa parte di menu, da articoli fino a commenti, e può modificare pure gli articoli degli altri, l'autore, che può scrivere e modificare solo articoli propri, e collaboratore, che può scrivere articoli ma poi deve arrivare un editore o un amministratore per approvarglieli e pubblicarli. E abbiamo visto, penso, quasi tutto. Domande? E poi per tutto il resto c'è Google. No, però alla fine è intuitivo, nel senso che un po' di prova. Magari uno parte con l'installazione one click, così ti levi tutti quei problemi iniziali. La cosa bella è modificare il CSS o i widget. Se diciamo WordPress più home, sì, perché si può fare un sito dominio sotto dominio di WordPress. Però là sei in sottodominio. Ma si possono fare queste operazioni. Se io volessi fare un esperimento, dovresti installarmi su un server. Vai su, per esempio, Altervista e ti installi WordPress tramite Altervista e c'hai le stesse funzionalità. Su wordpress.com non te lo so, penso di sì, però non l'ho mai provato. Ho visto wordpress.com, è facile, c'è tutto già fatto, basta aprire il sito. Sì, credo che sia simile il pannello. Io non sono posto, quando sviluppo il sito, poi riesco a prenderlo e copiarlo. Allora, per quello, a prescindere che stai da una parte o da un'altra, su strumenti, sì, cioè esporta, che ti esporta in XML, ovviamente non tutte le impostazioni, le cose, però ti esporta gli articoli di base, cioè ti esporta pure il menu, le pagine, però tu per esempio fai strumenti, esporta, e ti esporti il sito, e poi vai su quello nuovo, fai strumenti, importa. Io per esempio questo l'ho esportato e importato, perciò, però
Ovviamente io avendolo solo importato, tutta la questione grafica e il resto io l'ho perso. C'è una lista di articoli da qualche parte, ammesso che ce l'ho, abbiamo l'ho cambiato. Ah no, li devi ristallare. Però il punto è che su WordPress.com io non sono sicuro che c'è molta libertà. Non l'ho mai usato, però non so se c'è libertà di modificare. Secondo me sei più limitato. Stesso su Altervista, stando su Altervista, in realtà non c'hai tutte le possibilità di lavoro su. Per esempio, se fai un'installazione one click. Dopo non c'hai piena libertà di movimento. La cosa migliore è che prendi un hosting, pure di quelli, diciamo. Io ho registrato Che supporto farebbero? c'è anche un sito che gira solo titubante, prendere e caricare solo questo per non andare a rovinare il sito che è anni che gira. Fai un'altra cartella sullo stesso. Per esempio, tu dall'FTP quando lo apri, magari vedi il tuo sito, tu ti fai una sottocartella, magari la chiami proprio WordPress e ci metti il sito sopra. No, vai a pensare al sito già esistente. no, crea un'altra cartella. e poi però dovresti fare un redirect dal primo sito al secondo, se un giorno vuoi passare, oppure. No, non si può sentire. Come fai a portare da un sito a un altro? Ti conviene fare con Buchetto? No, di base se lui vuole mantenere il sito vecchio e crea quello nuovo. Sì, trasportare magari gli esperimenti fatti dall'impianto che ha su quello sperimentale in quello nuovo. No, ma magari pure basta che modifichi. No, ma basta che tu da index.php nella root, metti un redirect sulla cartella finale e ti apre direttamente la finale. Se no, prendi i file dalla cartella finale e li porti sulla root, cioè sposti proprio i file, così che poi il primo file che trova non è quello vecchio, ma è quello. Tanto è l'index.php che comanda. A livello di installazione su Google si perde, si peccato di rimane, perché sono parole chiave, tutto le funzioni. Se cambi sito di base, cioè come posizionamento, come nome lo mantieni, però i contenuti li perdi tutti. È come se tu mantieni lo stesso sito, però rinnovi tutti. Tutti i contenuti, cioè i contenuti vecchi di fatto li perdi. Ma su che, come è montato quello vecchio? L'ho fatto io, l'ho fatto un ragazzo, Ma non è ho WordPress? sottoscritto, no, sottoscritto Magari tu puoi creare delle pagine con gli stessi URL, con gli stessi URL e ci rimetti gli stessi contenuti. Con le stesse parole chiave, quindi mantieni le stesse cose. chiedendo se Google ti fa ripartire da basso, perché se sono per tanti anni non è responsivo, per cui mi ha passato il limite. Volevo farlo diventare responsivo utilizzando WordPress, ma in Google quanto. Secondo me, se mantieni gli stessi URL, cioè quelli che stanno ben posizionati, li riempi di nuovo di contenuti, sicuramente ti valuta meglio un sito aggiornato piuttosto che uno non aggiornato. Dipende pure da, diciamo, con chi competi. No, non contatti. No, però Google, nel senso, nell'interesse di tutti, se stai bene, se stai ben posizionato, dovresti continuare ad essere ben posizionato. Poi, ovviamente, tutto relativo, cioè il SEO è una scienza inesatta. Però, secondo me, è meglio che, diciamo, fai un sito nuovo rispetto a uno vecchio per il SEO. E di che? Vediamo, se non ci sono altre domande, forse chiudiamo. No, beh, siamo rimasto male, ma no, adesso non è che sia il momento, io sono più che contento, è La stato mappa si incredibile. visualizza come siamo a posto. Esatto. No, lavorando in localhost ho alcuni problemi, per cui probabilmente devo provare. Ho provato ad installare un plugin, ma mi dà errore, provo ad andare nelle pagine costruite, mi dà che non le trova, di conseguenza non so quale possa essere il problema, insomma. Vabbè, forse lo Dopo vediamo. vediamo, sì, appunto, per il resto benissimo, insomma. Passo Ok, avanti, insomma. grazie Luigi. Grazie a voi.